Sarà Paola Protopapa, la dama della bolla della 724esima edizione della Perdonanza Celestiniana. Romana di nascita, ma innamorata del territorio aquilano, da oltre 10 anni vive e risiede nel comune di Tornimparte. Atleta professionista, Paola Protopapa è stata medaglia d'oro ai Giochi Olimpici Estivi di Pechino 2008 nel canottaggio a 4 con misti LTA insieme a Angoletto, Signore e Saccocci e al timone Franzetti. Con lo stesso equipaggio e nella stessa disciplina l'anno successivo ha conquistato l'argento ai mondiali di Potsdam in Polonia. Nella squadra nazionale come titolare del 4 con Peppiniello Di Capua, storico timoniere dei Fratelli Abbagnale, ha trascinato la squadra azzurra alla conquista della medaglia d'argento ai mondiali 2013 in Corea del Sud. L'ultimo successo è arrivato lo scorso anno ai campionati del mondo assoluti di canottaggio in Florida, dove nel 4PR3 misto ha vinto il bronzo con il team formato dagli azzurri Aglioti, Schettino, Agoletto e Iannuzzi. Ieri pensavo che quasi un'emozione più grande di una gara, perché nella gara siamo preparati a fare il nostro mestiere e qui mi sento un pesce un po' fuor d'acqua, nel senso che un pochino perché non sono un'aquilana doc, ma sono un'aquilana trasferita, quindi amo questo territorio, quindi il mio è un'unione sentimentale ancora prima che di radice. E sono fuori anche dal contesto, diciamo, politico di quello che è la storia della Perdonanza, quindi per me è un incarico che abbraccio anche da un punto di vista religioso, ma sostanzialmente poi è come se indossassi la maglia della nazionale, cioè, e quindi con tutti i valori che ci sono dietro, la capacità di mettersi in gioco, la capacità di essere coerenti, il valore dell'onestà, il valore di squadra, e la indosserò così, da sportiva quale sono, mi hanno scelto per questo e questi sono i miei valori. E a proposito di indossare, sarà vestita da dama e in una battuta fuori dai microfoni lei ha detto: finalmente sarò vestita da donna perché sono sempre in pantaloncini, quindi ci sarà anche questa novità per lei. Assolutamente sì, ieri mi è arrivata la telefonata del sindaco e stavo con la motosega a segare legna, quindi quelle sono le mie vesti o in palestra o in barca o nel lavoro che ho imparato in questo territorio a fare a casa mia. Quindi il fatto di vestire da dama è una cosa che è bellissima e forse è anche questo per me un inizio a essere magari un pochino più donna e curare anche questo aspetto, perché c'è sempre, no, si aprono delle nuove porte e questo è un aspetto anche se assolutamente secondario, però vorrei essere rappresentativa veramente per voi.